Ciao e ben ritrovati. Come promesso, oggi sono qui a parlarvi del mio strumento che è il violino. Innanzitutto, prima di cominciare, vorrei fare un piccolissimo disclaimer. In questo video non ho nessuna intenzione di annoiarvi con nozioni storiche o tecniche o indicazioni specifiche e così via. L'intento del mio video è quello di far conoscere il mio strumento, perché è lo strumento che conosco di più in assoluto, e avvicinare chi ne avesse voglia al violino, che è ancora considerato il re degli strumenti, ma nelle sue caratteristiche è ancora poco conosciuto. Detto questo, possiamo cominciare. Il violino, come lo conosciamo oggi, è il risultato di molte modifiche che si sono succedute nei secoli. L'antenato ufficiale del violino moderno è il violino barocco, che aveva una forma leggermente diversa e utilizzava non delle corde come queste, ma delle corde in budello nudo, quindi diciamo che erano più soggette ai cambi di temperatura o ai cambi di umidità. Il violino barocco viene utilizzato ancora oggi per suonare musica barocca, quindi in tutti quei gruppi che utilizzano strumenti cosiddetti originali, che non sono gli strumenti del tempo, ma sono strumenti ricreati sulle indicazioni del tempo. Un piccolo pensiero di affetto nei confronti di tutti i violinisti barocchi che ogni giorno combattono con la necessità di dover riaccordare il proprio strumento ogni 2 secondi. Il prototipo del violino barocco appartiene più o meno alla prima metà del Cinquecento ed è l'evoluzione a sua volta di alcuni strumenti molto simili al violino, sia europei che arabi. Quindi, andando avanti nella storia, intorno alla fine del 1700, abbiamo il violino che conosciamo noi oggi, che è il risultato di numerose modifiche apportate su richiesta degli esecutori, che volevano uno strumento più potente, quindi con un maggiore volume sonoro rispetto al violino barocco, e anche uno strumento più comodo da suonare. Infatti il violino barocco, nel caso in cui non l'abbiate mai visto, è un violino che si suona senza spalliera e senza mentoniera. Che cosa sono queste due parti? Allora, innanzitutto, la mentoniera è questa parte che viene fissata in questo modo, questi poi si allargano e si può staccare, cambiare, modificare, eccetera, ed è un accessorio che serve ad appoggiare il mento o comunque la mascella sullo strumento per renderlo più comodo, in qualche maniera per agganciarlo anche, perché poi quando vengono fatti i cambi di posizione, che sono questi, quando la mano sinistra va diciamo dal capotasto fino su verso il ponticello, c'è bisogno che il violino sia stabile, cosa che nel violino barocco non c'era. Poi un altro accessorio che nel barocco non c'era è la spalliera. Questo è un accessorio che non viene utilizzato da tutti, perché ognuno ha un corpo diverso e ha un senso di comodità diverso, ma personalmente io mi trovo molto bene con la spalliera e quindi la utilizzo. Ed è un accessorio formato da una prima parte, diciamo di legno, di plastica o di un materiale rigido, su cui ci sono due ganci, questi qui, rivestiti in gomma per non rovinare la vernice del violino, perché poi vi farò vedere come va messa, e sono regolabili sia in altezza che in posizione. Mentre qui dietro abbiamo un cuscinetto, in questo caso, ma potrebbe essere anche semplicemente la superficie liscia, che permette appunto di appoggiare il violino con maggiore sicurezza sul proprio corpo, evitare che il violino scivoli nei cambi di posizione e, cosa non da poco per persone che hanno il problema, lo stesso mio problema, che è quello di avere il collo lungo, avvicinare lo strumento quanto più possibile alla mascella, comunque al viso, per impedire di dover suonare in questa posizione, che è già molto scomodo suonare il violino, credetemi. Adesso vi farò vedere come si mette la spalliera. Allora, prendiamo il violino, da questo senso. Ovviamente c'è un verso con il quale viene applicata la spalliera, ma non mi dilungherò. Ecco, viene agganciata in questo senso e permette quindi di poter tenere il violino. Guarda mamma, senza mani!
Quindi il violino barocco non prevedeva l'utilizzo né della mentoniera né della spalliera. Io non sono violinista barocca, quindi non so e non ho mai capito in realtà come si riesca a fare un cambio di posizione senza questi due strumenti, accessori. Però sono aperta alla conoscenza, quindi se qualche collega barocco volesse rendermi edotta su questa cosa, sarò felice poi di integrare l'informazione in questo video. Partiamo quindi dall'alto e capiamo e vediamo le varie parti e a che cosa servono. Innanzitutto la parte più affascinante che ricorda di più il violino è il riccio, che è questa parte finale, insomma terminale del manico. Non ha nessuna funzione se non quella estetica, comunque questa parte qui, non questa che adesso vedremo. E un tempo il riccio non era decorato in questo modo, ma prevedeva l'incisione di teste di leone o di putti. Addirittura ho visto dei violini con appunto dei visi di putti con dei rubini al posto degli occhi, insomma è un po', diciamo, varia in base allo stile del tempo in cui è stato fatto il violino. Successivamente abbiamo questa parte del riccio del manico che riporta questi quattro piroli o piroli. E funzionano come nella chitarra, si muovono per cambiare l'intonazione delle corde, quindi si gira verso l'alto per tirare su l'intonazione della corda, quindi da, per esempio, da un La diventa un Si bemolle, e si gira nel verso contrario per tirarlo giù. Poi abbiamo le corde, che sono quattro, non sei come nella chitarra, quattro come nel mandolino, che è un lontano parente del violino, infatti ha la stessa accordatura. A dire il vero, il mandolino non ha quattro corde ma otto, perché sono due per intonazione, per permettergli di avere un suono più potente, però l'accordatura è esattamente la stessa. L'intonazione delle corde, delle quattro corde, sono dalla più grave alla più acuta. Il Sol sotto il Do centrale, il Re sopra il Do centrale, il La al centro del pentagramma e il Mi che si trova nell'ultimo spazio del pentagramma, quello più in alto. Abbiamo quindi una tastiera che è in ebano, quindi un legno scuro ma anche molto resistente. Abbiamo poi la cassa armonica, che è il vero corpo del violino, questo proprio, e serve ad ampliare il suono, ampliare la vibrazione e trasmetterla quanto più lontano possibile. Come avviene la trasmissione del suono? La vibrazione parte dalla corda e si trasmette tramite il ponticello, che adesso vedremo, alla tavola armonica, che poi, tramite un piccolo accessorietto che adesso vi mostrerò, passa al fondo e si diffonde in tutta la cassa armonica. Dopodiché il suono che verrà prodotto esce attraverso queste aperture che si chiamano F, io abbastanza inequivocabilmente perché ricordano delle F corsivo. Vi ho parlato di ponticello e anima, ma vorrei farveli vedere un po' più da vicino. Questo è il ponticello, tranquilli, non l'ho rimosso dal mio violino, è un mio vecchio ponticello. Ed è chiamato così perché appunto ricorda la forma di un ponte, diciamo, ed è ovviamente non è simmetrico. Se voi adesso lo avvicino, vedrete che la curva non è perfettamente simmetrica. A volte, soprattutto se si esercita una pressione abbastanza forte con l'arco sulle corde, la corda si abbassa e si rischia di toccare la corda vicina. Comunque non vi voglio spaventare sulle difficoltà del violino che tratteremo alla fine di questo video. Allora, parlavamo poco fa di un piccolo accessorio che permette al violino di trasmettere le vibrazioni dalla tavola al fondo, ed è dentro la cassa armonica, quindi non posso farvi vedere quello che c'è all'interno della cassa armonica per ovvi motivi, ma ne ho un'altra qui con me. Un po' come quando vi spiegano a fare i lavoretti su Art Attack, che hanno sempre qualcosa di già pronto, no, ecco, io ce l'ho già pronta. Questa si chiama anima, è un, diciamo, non so, un cilindro, è molto semplice, insomma, un cilindro di legno. Non fatevi ingannare però dall'apparente semplicità di questo piccolo elemento. La composizione, cioè il legno di cui è fatta l'anima,
la sua forma, la sua lunghezza, ma soprattutto la sua posizione millimetrica all'interno della cassa armonica di un violino, ne determina la qualità di suono, ma soprattutto determina se le potenzialità dello strumento sono sfruttate nella maniera migliore oppure no. Abbiamo parlato tanto di violino e adesso vi voglio parlare anche dell'altra componente di chi studia violino, che è l'arco. L'arco è composto di sostanzialmente una bacchetta, che è questa, in legno. Questa invece è la parte dei crini. I crini non sono altro che, attenzione, rivelazione, crini di cavallo, della coda del cavallo maschio. Cavallo maschio non perché siamo maschilisti, ma perché solitamente la coda dei cavalli maschi è quella che rimane più pulita, e non fatemi approfondire ulteriormente la questione, spero che capiate. Un'altra parte importante dell'arco è la vite, che permette di far slittare questa componente più avanti o più indietro, e quindi in base alla posizione in cui si trova questa, i crini sono più o meno tesi. Perché il violino suoni, i crini devono essere tesi, perché devono creare una resistenza e dell'attrito con le corde. La resistenza l'abbiamo appunto con lo spostamento di questa componente. Allora, se io giro la vite così, vedete che, non so se riuscite a vedere, forse no, perché lo spostamento è veramente millimetrico, però i crini si allentano sempre di più. Finché io posso toglierla anche e posso sganciare, e questi non sono altro che i crini. Questo ha sempre un ottimo effetto quando faccio vedere l'arco ai bambini, perché rimangono sbalorditi. Ok, rimettiamo la chiave e ritendiamo i crini. Ovviamente i crini vanno tesi quando si suona, quando non si suona, quindi quando si ripone lo strumento, vanno sempre allentati, altrimenti si rischia di creare dei danni alla bacchetta e anche i crini stessi, che si spezzano, come un piccolo crine che vedo adesso che si sta staccando, cosa assolutamente naturale che non deve destare in voi preoccupazioni, perché come vedete i crini ce ne sono tanti, quindi se se ne stacca uno non succede assolutamente niente. Allora, parlavo poco fa di uno starter kit. Allora, per diciamo fugare ogni dubbio in chi volesse iniziare a studiare violino, non darò consigli su che strumento comprare, ma su che cosa vi serve, perché ho notato spesso che i miei allievi giustamente non sanno di che cosa c'è bisogno a parte del violino e dell'arco. Io consiglio sempre di comprare tutte le comodità base per iniziare nella maniera più tranquilla e meno scioccante possibile. Quindi innanzitutto il violino, ovviamente, con la mentoniera, che non è sempre inclusa, ma nel 99% dei casi lo è. Poi la spalliera, che abbiamo visto, ovviamente l'arco, ma che è praticamente sempre incluso in ogni kit per principianti, e poi alcune piccole cose. Poco fa vi dicevo che l'arco deve creare una resistenza sulla corda. Questo si ottiene grazie alla pece. La pece è questa, vi viene venduta in questo piccolo fagottino, o insomma può variare la confezione, però solitamente è una confezione molto piccola, come vedete, ed è sostanzialmente della pece o colofonia o resina, che viene strofinata sui crini. È leggermente appiccicosa all'inizio, quando è nuova è lucida e non si attacca ai crini, quindi consiglio, magari se proprio la pece è nuova, di passarla con una lima per le unghie, o comunque di togliere il lucido iniziale, perché altrimenti non se ne viene fuori. E si spalma, non è spalmabile, però si applica sui crini in questo modo. Poi c'è chi sostiene che bisogna applicarli sempre nello stesso senso, c'è chi dice di no, c'è chi dice che bisogna mettere la pece solo con i crini caldi, quindi quando si è già suonato. Secondo me, adesso non vorrei sembrare un'eretica, ma sono tutte cose abbastanza soggettive e che non definiscono proprio in maniera importante la bellezza del suono o la correttezza di un suono. Quindi
direi che possiamo fare a meno di questo tipo di paranoie e passare al prossimo elemento del kit, un set di tutte e quattro le corde come ricambio, perché una corda può spezzarsi 2 giorni dopo che è stata montata come 2 anni dopo, non è prevedibile. Sono comunque tendenzialmente stabili e se sono montate bene dovrebbero durare un po'. È sempre meglio tenersi un ricambio per ogni corda. Un altro consiglio che do, soprattutto agli allievi adulti, dato che non tutti abbiamo la fortuna di poterci esercitare in un maniero in mezzo alla campagna o isolati da tutto il resto del mondo, consiglio di comprare una sordina da studio. La sordina da studio, che non è altro che questa, adesso vi faccio vedere un po' meglio, questa qui, è un oggettino di gomma, ma può essere anche di legno o di metallo, ce ne sono di diversi tipi, che va applicata sul ponticello in questa maniera, viene proprio incastrata sopra il ponticello con delicatezza, ovviamente perché il ponticello è delicato, e permette di bloccare una parte delle vibrazioni che emette il violino. Quindi se non vogliamo essere di eccessiva molestia ai nostri vicini, possiamo acquistare una sordina da studio, da non confondere con la sordina da concerto o comunque sordina in generale, che è una sordina molto più piccola. Adesso io ho questa qui che è di gomma ed è rotonda, ma c'è anche a forma di violino, c'è triangolare, ce ne sono mille possibilità. Viene utilizzata nello stesso modo, però è più piccola e può essere anche agganciata, ma senza essere proprio sopra il ponticello, perché viene utilizzata in quei pezzi dove è previsto l'utilizzo della sordina, perché il timbro che crea la sordina in una fila di 10 violini è un timbro molto diverso da quello ottenuto senza. Quando serve si aggancia così, quando non serve più si sgancia e rimane attaccata così, e può essere tolta, diciamo, anche con un dito. Allora, kit base: violino con la mentoniera, spalliera fortemente consigliata, prendete un modello standard e il più regolabile possibile, non spendete troppi soldi perché veramente non ce n'è bisogno, arco che è quasi sempre incluso, la custodia che non ho detto, ma insomma per portarlo in giro o riporlo dovrete pure avere una custodia, la pece, la sordina da studio se sentite l'esigenza di averne una, e un ricambio di corde. Ecco, questo è quello che consiglio di avere. Ora, spero che mi perdonerete, il video è un po' più lungo del solito, ma dopo avervi presentato il mio strumento vorrei dedicare l'ultima parte di questo video, che è un po' più informale del solito, per parlare con voi del fatto che il violino viene considerato uno strumento difficile, e dire la mia in qualità di violinista e di studentessa di musica. Allora, perché il violino viene definito uno strumento difficile? Perché per 2 ragioni principali. Difficile è una parola, come sapete, che io non amo molto. Secondo me è più complicato che difficile, perché ci sono tante componenti che vanno considerate nello stesso momento. La prima è la tecnica dell'arco, perché noi pensiamo sempre al violino come la mano sinistra, quella che fa le note sulla tastiera, ma bisogna valutare anche il fatto che anche la tecnica dell'arco ha una sua difficoltà ed è molto importante nel tipo di emissione di suono, nella precisione del suono, nella sua qualità e così via. Quindi la tecnica dell'arco è ovviamente una questione annosa per gli studenti di violino e per i violinisti, ma è una difficoltà che si affronta come le altre, con pazienza, con una cosa alla volta, con molta attenzione soprattutto, e non è niente di impossibile, ecco. L'altra difficoltà dello studiare violino è l'intonazione, ovvero la mano sinistra. Quindi abbiamo detto della mano destra, adesso diciamo per par condicio anche della mano sinistra. Perché? Perché la mano sinistra è quella che appunto cura l'intonazione, e l'intonazione nel violino non funziona in maniera, adesso passatemi il termine, pseudo-automatica. Che cosa sto dicendo? Che se premo un tasto sul pianoforte, a meno che il pianoforte non sia scordato, e voglio fare un sol, e premo il tasto del sol, mi verrà fuori un sol, non mi verrà fuori un sol crescente o un sol calante, perché quella è la corda che viene percossa. Nel violino invece, spostare il dito leggermente più avanti o leggermente più indietro, adesso io sto facendo un movimento molto ampio, sto proprio cambiando nota, ma anche solo inclinare il dito
più avanti o più indietro, cambia l'intonazione del suono e quindi avremo suoni crescenti e suoni calanti che non sono suoni intonati. Ma questo è un diciamo è l'elemento caratteristico degli strumenti ad arco. Ad esempio, se hai mai provato a suonare pianoforte, ti sarai reso conto che è possibile suonare dei semplicissimi brani a due mani più o meno dall'inizio. Nel violino purtroppo questo non è possibile, perché prima va fatto tutto un discorso sulla tecnica dell'arco, su come funziona l'emissione del suono, e i suoni che vengono emessi all'inizio non sono proprio dei più belli. Ma non bisogna demoralizzarsi, perché tutto quello che viene fatto all'inizio, quando si studia violino, è la base poi di tutto lo studio che viene dopo. Se iniziate, sicuramente arriverà il momento in cui direte: non ce la faccio più a fare corde vuote, a sistemare la mano sull'arco o la mano sinistra perché l'intonazione non è corretta. Però credetemi che dovete avere pazienza e ricordarvi che più esercitate e meglio esercitate queste cose, che sono proprio la base, meno problemi avrete in futuro. Non sottovalutate i piccoli esercizi che vi verranno proposti e che vi verranno imposti. E esercitatevi con tutta la cura di cui siete capaci, perché sarà tutto lavoro che avrete in meno da fare e da sistemare dopo. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, grazie e complimenti, perché sicuramente sarà un video molto più lungo del normale, ma ci tenevo a darvi una panoramica quanto più completa e amichevole. Come forse avrete capito, io tendo a farmi meno problemi possibili, soprattutto sulla marca della corda che devo acquistare, sulla marca di pece, su che marca di violino è meglio acquistare, perché penso che soprattutto agli inizi non sia quello che determina il successo o l'insuccesso di un potenziale violinista. Quindi non fatevi problemi, buttatevi e non pensate che il violino sia uno strumento inarrivabile, perché non lo è. Io vi ringrazio ancora di cuore per essere stati con me fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. Buona musica, ciao!